Nei miei ormai 25 anni di attività come scrittore ho pubblicato saggi di storia, volumi di divulgazione scientifica, indagini su misteri, casi di cronaca, ho fatto anche qualche puntatina sul romanzo storico e sui libri d'avventura per ragazzi, ma un thriller vero e proprio non l'avevo mai scritto. Certe mie docu-fiction come Etica criminale, Un gioco infame o Eravamo solo bambini raccontano vicende criminali con il linguaggio del romanzo, ma per quanto fossi libero nella narrazione, ero costretto a seguire i binari di storie che erano successe nella realtà. Non potevo cambiare il finale o inserire un cattivo che nella realtà non c'era. Scrivere un thriller che fosse completamente farina del mio sacco mi ha dato un'enorme libertà, ma è stata anche una grossa sfida. Ho dovuto inventare una storia avvincente, ricca di suspense, piena di capovolgimenti e colpi di scena, ma che fosse allo stesso tempo credibile, fosse popolata di persone tridimensionali e non tagliate nel cartone, e soprattutto che stesse in piedi dall'inizio alla fine. Ci ho messo qualche anno, non lo nascondo, ma alla fine mi sono ritrovato con Il passato è una bestia feroce, un libro di cui sono molto soddisfatto. Sandrone Dazieri, vero campione del thriller italiano, lo ha letto e ha detto che Il passato è una bestia feroce è un thriller ad alta tensione, una storia che ha il sapore del sangue e della verità. Non poteva farmi un regalo più grande. E ora tocca a voi. Se lo leggerete, fatemi sapere. Il passato è una bestia feroce. Dal 3 marzo in tutte le librerie.